Nella 23esima giornata del campionato di prima categoria Girone D, una partita molto interessante, sicuramente quella che vede di fronte Piano della Lente e Torricella, due squadre dell'Interland Teramano che stanno facendo molto bene in questa stagione. Addirittura il Piano della Lente è in piena zona playoff, il Torricella alterna ottime prestazioni a De Blacle che la fanno ristagnare a metà classifica. Dopo il minuto di raccoglimento per l'arbitro Colosimo, prematuramente scomparso in un incidente stradale la scorsa settimana, si comincia una fase di studio, ma sin dai primi minuti le due squadre si danno battaglia con grande veemenza agonistica. Tentativo di Pulsoni, ben neutralizzato da Di Domenico. Dall'altra parte scambio bellissimo tra Cordoni e Tawa, non conclude Caterini. Ottima opportunità per Zampini alla mezz'ora, in uscita grande Di Domenico a sventare la minaccia. Punizione da posizione interessante per il Piano della Lente, si incarica Tawa, espertissimo bomber, ma la sua conclusione si infrange sulla barriera. Nella ripresa più pungenti le squadre, Caterini per il Piano della Lente, serve Tawa, cross in mezzo, grande intervento difensivo per il Torricella. Zampini ha un'ottima opportunità, ma il suo stacco, la sua torsione, vede la palla svanire alta. Ancora Tawa di testa, pericolosissimo, respinge la grande di Gian Domenico. Ancora un'altra mischia nella area del Torricella, non risolve il neoentrato Cassini. Poi c'è una doppia ammonizione ai danni di Paolo Di Pietro, l'arbitro lo spedisce anzitempo sotto la doccia. Seguente punizione battuta da Pulsoni, alta. Ancora si rende vivo Cassini che sfugge ad Alfonsi, il suo tiro è alto. D'altra parte ancora Pulsoni ci prova. Episodio molto discusso dagli ospiti nei minuti finali, Trignani scappa via, poi si ostacola in qualche modo con Tariscella, la palla arriva a Giuseppe Falcone, l'arbitro ferma tutto, rivedendo un po' al rallenti, vediamo che al di là del fatto se ci possa essere fallo o meno, comunque Falcone ci sembra in fuori gioco, quindi la decisione del direttore di gara ci sembra tutto sommato corretta. Finisce 0-0, pari e patta, le due squadre teramane non si fanno del male. Ringraziamo il capitano del Torricella Calcio, Alfredo Pompili. Capitano, allora è venuto fuori un 0-0 qui nell'ostico campo d'erbissimo di Teramo, qui a Piano della Lente. Non so come giudichi la partita e la vostra prestazione. Salve, ringrazio dell'intervista. Forse abbiamo fatto meglio il primo tempo. Il secondo siamo un po' scesi anche fisicamente, potevamo sfruttare l'uomo in più. Però è sempre un derby, quindi poi soprattutto quest'anno il Piano è molto forte, come sappiamo, Tawa, altri giocatori molto importanti. Diciamo, va bene anche così. Come ho detto prima, dobbiamo sfruttare forse più l'uomo in più. Cioè, sì. Poi forse più recrimino, forse l'ultima occasione dove non so cosa ha fischiato l'arbitro, ma secondo me era da far continuare, forse. Li vedremo poi le immagini. Sì, vediamo le immagini, infatti. Sì, io vi ho visto sia contro la Virtus Teramo che oggi, avete fatto due ottime prestazioni. Questo un po' non nasconde, un po' forse qualche punto in più, forse lo potevate avere in classifica, non lo so. Sì, diciamo sì e no, voglio essere anche critico nei nostri confronti, perché vincemmo appunto giù con la Virtus, abbiamo vinto anche giù con Giulianova in casa, però poi perdiamo punti, diciamo, non stupidi. Non voglio diciamo sminuire altre squadre come ad esempio l'Atri, però perdere fuori casa con l'ultima in classifica, insomma, è un brutto colpo, soprattutto per aver vinto la prima. Però non lo so, dobbiamo migliorare in tutti i sensi, in tutti i reparti, per far bene anche contro forse le più piccole di noi, che poi comunque, come si fa a vedere, non sono poi tanto più piccole, perché ci battono appunto. Vediamo con il proseguimento del campionato comunque. Grazie Alfredo, grazie. Grazie a voi. Sì, ringraziamo anche Vincent Tau, attaccante del Piano della Lente. Vincent, tu grande stagione quest'anno, 11 gol già all'attivo. Oggi è venuto uno 0-0 casalingo contro un buon Torricella che è venuto qua a fare una bella partita. Non so come hai visto tu oggi la prestazione della tua squadra. Vabbè, per la mia squadra abbiamo giocato, non dico alla nostra
non sono a livello, quindi per me è stata una brutta partita da parte nostra. È stato bravo Torricella a venire, ci ha pressato dal primo minuto e poi penso che il pareggio oggi è andato bene per tutte le due squadre. Sì, tu hai avuto un'occasione nel secondo tempo, un colpo di testa, è stato bravo il portiere. A respingere in calcio d'angolo, è stata l'unica palla che mi è capitata, quindi vabbè, nelle due parti c'è anche pure quello di Torrescelle, di Zampini, quello di testa a tu per tu col portiere. E quindi penso che il pareggio è giusto. Sì, una parola sulla vostra stagione: state facendo comunque un ottimo campionato, siete lì a giocarvi un posto nei playoff. Pensi che comunque la tua squadra ha le possibilità per poterci arrivare? Certo, però oggi è stato importante, la partita di oggi è stata importante, nel senso che dovevamo vincere. Per il campionato penso che l'obiettivo è stato fatto, quindi siamo salvi e adesso cerchiamo di, oramai siamo lì, cerchiamo di almeno puntare per i playoff. Grazie Vincent e complimenti. Grazie.